Ti ricorderai quest'estate la rete alla Samp a Trento, quel giorno credo capiste, no? che potevate giocarvela, adesso forse la realtà ha anche superato la fantasia perché giocate a Marassi contro una squadra che ha diversi punti meno di voi. Sì, era insomma una situazione diversa, venivamo da un campionato in Lega Pro, volevamo confrontarci contro una squadra retrocessa dalla Serie A con dei nomi altisonanti, nomi importanti. È stato un bel test per noi per darci fiducia per iniziare bene insomma, la stagione. Ora è cambiato molto, tanto, però il valore dei giocatori e il valore della squadra avversaria rimangono e quindi dobbiamo stare attenti perché comunque loro vorranno far bene e soprattutto in casa hanno magari ottenuto una vittoria nell'ultima partita e vorranno proseguire su questa striscia. Secondo te rimane comunque la squadra più forte del campionato come individualità? Sì, penso che insieme al Torino forse sia la più forte come individualità, credo di sì, però come dimostra magari la nostra squadra che magari all'inizio dell'anno non aveva questi nomi, che sembrava magari non avere tutte queste potenzialità, ora invece è una squadra tosta e invidiata anche da molti. Avete vinto senza giocare in questo fine settimana, possiamo dirlo? Sì, diciamo di sì. Diciamo che è stato un buon turno di sosta per noi perché tante situazioni sono ben definite adesso e la classifica è più delineata e spetta a noi adesso giocare e far sì che vada ancora meglio. Su cosa state lavorando in questi giorni senza campionato? Su cosa avete lavorato? Ma penso che stiamo lavorando soprattutto sulla fase atletica perché il lavoro è stato importante, però anche la questione insomma, tattica e tecnica rimane sempre, quindi un po' di tutto, soprattutto però devo dire sulla parte atletica, infatti magari non siamo stati molto lucidi nell'ultimo amichevole, però credo che sia stato solo un discorso di questo punto di vista, ecco, la questione atletica. Abbiamo visto un po' tutti ormai segnare in questo Verona, su chi possiamo puntare Ferrari a parte per questo finale di campionato? Ma non lo so, nel senso che siamo in tanti e quindi bisognerà vedere come andrà il campionato, adesso sarebbe un po' troppo difficile magari trovare qualcuno da definito, insomma, qui indicarti, credo che ci vorrebbe magari qualche gol consecutivamente di qualche attaccante, credo che alla fine gli attaccanti penso che facciano sempre la differenza in questo momento. Come stai rispondendo?